Paolo Trapani e Salvatore Siviero, giornalisti e scrittori. Ragazzi, questa sera champagne. Champagne. Buonasera ad entrambi. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, partiamo subito, visto che abbiamo dato da anni ormai un taglio internazionale alla nostra trasmissione, partiamo subito con Salvatore Siviero, giornalista e scrittore che in questi ultimi anni ha fatto un'esperienza di lavoro e di vita in Sudafrica ed è autore, possiamo dire in queste ore è uscito un libro suo che ce ne parlerà sicuramente tra pochissimo, si chiama Sudafrica, aspetta Salvatore, perdonami, La pesante eredità di Mandela, giusto? Sì, giustissimo. Innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera a te, Salvatore. Ciao, Salvatore. A Luca. parliamo di vederci da, secondo me, da 3 anni, ma... Salvatore, puoi togliere il viva voce o le cuffiette, per piacere? Adesso mi senti meglio? Ah, perfetto, perfetto. Ok, pronto, mi senti? Ti sentiamo benissimo. No, dicevo, saluto Luca in particolare e contiamo di riabbracciarci in settimana. Assolutamente sì. Salvatore, ci vuoi presentare un po' il tuo ultimo libro, Sudafrica, South Africa, La pesante eredità di Mandela? Un libro a intuito molto impegnativo, no? Sì, no, io prima però volevo un attimo chiudere il discorso della canzone di Jimmy Cliff. Che hai passato dell'83. Ah, molto più preparato Salvatore sicuramente Siviero di Donato Martucci, ma, vedi? Ma io guarda, io a me piace, però è che posso ricordare tutti gli anni, cioè, voglio dire, tutti... Però voglio dire una cosa, la scelta delle musiche è meravigliosa. Bravo. E ve lo dice uno che purtroppo vi ha scoperto da poco, perché sai, è un po' complicato seguirvi a 10.000 km di distanza, certo. Però con lo streaming è facilissimo. Sono collegato prima. Quando avete messo su cos'era Just an Imagination degli Illusion, esattamente, e da quel momento non mi sono staccato più. Bravo, vedi che la scelta della Donato Martucci musica... on top, si dice così. Ma devo dire anche la consulenza del nostro regista Peppe Moitoli Bischi, alto livello su questo, non c'è dubbio, lo sanno anche i bambini. Salvatore, no, dice, create un'atmosfera molto molto soft, alla fine la sera è fatta anche per questo, la radio notturna ti avvolge con questo tipo di musica. Non li vedete, ma non sapete come stanno esultando per Siamo queste godendo, belle parole dai. Di Salvatore Siviero. Siamo godendo, grazie Salvatore. Un applauso, no, lo merito. Grazie a voi perché comunque riuscite a rilassarci. Tutto sto casino del coronavirus, almeno ci rilassiamo un attimo. Esatto. Salvatore, io con te però voglio, prima che ci parli del libro, ricordare quella meravigliosa esperienza insieme a Monte Carlo, al Golden Foot, dove abbiamo praticamente cenato con Pelé, Dunga, Matteus, Baresi, Cantona, Ibrahimovic, lo sceicco del Paris Saint-Germain. Chi c'era più? Tante, Laura Morante, c'era Caterina di Monaco, c'erano tutti, c'era il mondo intero. Ma tu ti ricordi la bella chiacchierata che facemmo con Dunga? Assolutamente sì, ho riproposto in questi giorni l'intervista che gli facemmo, davvero, davvero intensa e di grande livello. Ma anche Matteus, se ricordi. Beh, ma forse ti stai dimenticando di Cantona. No, Cantona è un mostro incredibile di saggezza, di cultura, di classe. È lucida follia, vorrei dire. Madonna, che uno dei personaggi più interessanti che abbia mai conosciuto. Salvatore, io credo che sia il caso, a distanza di qualche anno, di strappare una promessa. Il prossimo anno, non credo che quest'anno si possa pensare ad una nuova edizione, ma credo che per il 2021, Caliendo, penso che ci stia già pensando, o no? Guarda, allora, io ti dico la verità, in questi giorni non ho sentito Antonio. Tu sai che adesso l'evento è curato direttamente dal figlio. Uh-huh. E Antonio ovviamente fa la parte del maestro di cerimonia. Uh-huh. Però, insomma, io mi riservo di sentirlo in questi giorni e vi faccio sapere. Assolutamente, benissimo. Salvatore, parlaci un po' del tuo libro su Mandela. Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità, perché è la primissima presentazione che faccio ai media. Senso che abbiamo accelerato la pubblicazione. Sai, purtroppo con il lockdown c'è stato tanto tempo per finire i dettagli e mi fa piacere, insomma, parlarne con voi prima di tutti, ammesso che ci sia qualcuno che poi mi dia tutto questo spazio, io lo spero. Però intanto ringrazio voi. Grazie a te. E sostanzialmente io ho buttato giù un lavoro di anni che tratta alcuni temi particolari. E ti dico solo due cose. Generazione dei nati liberi e diseguaglianze alimentari. Mm-hmm.
ti uso queste due, insomma, queste due frasi, questi due termini, perché anche perché vorrei incuriosire chi sta ascoltando. La premessa è che il Sudafrica è un mondo completamente diverso dall'Italia, non c'è quasi niente che ci accomuna. E soprattutto c'è una storia alle spalle che pesa tantissimo. Tu hai curato anche un sito che si chiama Sudafrica chiama Italia, giusto? Sì, quello lì è l'inizio di tutto, e lo faccio insieme a mia moglie, che tra l'altro si occupa di uno degli aspetti fondamentali di questo lavoro, che è l'alimentazione. Tu devi sapere che in Sudafrica uno dei problemi principali, al di là delle grandi malattie, delle gravi malattie come la tubercolosi e l'AIDS, è la diseguaglianza alimentare. Certo, certo. Cioè, sostanzialmente i bambini, già insomma dalla tenera età, già dai primi 9 mesi, insomma, nei quali condividono l'esperienza di vita con le madri, hanno problemi di alimentazione, perché non hanno accesso agli stessi cibi ai quali abbiamo accesso noi, che tra virgolette ruotiamo nell'orbita del primo mondo. Allora Salvatore, facciamo così, io leggerò il libro questa settimana, perché mi sembra che tu me l'abbia già mandato, già inviato. Sì. E ne riparleremo approfonditamente la prossima settimana, perché adesso voglio coinvolgerti sui temi d'attualità calcistica, anche perché tu sei un giornalista sportivo, e faccio la stessa domanda sia a te che a Paolo Trapani, che ci sta ascoltando, che tra l'altro anche lui è scrittore, autore di libri, ha scritto un libro divertentissimo, bellissimo, Maledetta Juventus, non sappiamo più come insultarti, e Napoli, la città del calcio. E ad entrambi volevo chiedere, vado prima da Paolo e poi torno da Salvatore, se secondo voi è il caso o meno di riprendere il campionato di calcio di Serie A. Ma che dirti, Luca, io sto seguendo, diciamo, con grande distacco la Bundesliga in televisione, le partite così vissute senza pubblico non sono partite. Tra l'altro le porte chiuse, lo sappiamo tutti, da quando seguiamo il calcio sono una punizione, quindi perché vengono, diciamo, combinate alle squadre che vengono poi squalificate per delle intemperanze dei tifosi. Quindi l'idea che si possano giocare 12 giornate così sotto il 128 partite sarebbe davvero una via crucis. Sono poi tra l'altro oggi c'è stato un altro infortunio importante di Ibrahimovic, qua rischiano di rompersi tutti prima addirittura che scendano in campo, voglio dire, è una follia, però come tutte le cose del calcio di oggi è una delle tante follie che vediamo e che finiremo per subire, perché poi alla fine la logica, diciamo, della economica sembra che debba prevalere su tutto, e quindi finirà così. Io ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, l'idea di fare i playoff poteva essere utile anche per accorciare, diciamo, proprio il numero di match da giocare, e poi alla fine per dare un po' di suspense a un campionato che è sotto tirannia da 8 anni, che è tutto altro che suspense. Salvatore, che cosa ne pensi tu? Abbiamo perso Salvatore Siviero. Salvatore? Mi senti? Sì, adesso sì. Ok, dicevo, saluto Paolo innanzitutto. Ciao Salvatore, ciao. E ovviamente mi piace, perché al di là di un certo aplomb che bisogna sempre mantenere per noi giornalisti, sai, quando tu citi la Juventus in quei termini, noi soprattutto che tifiamo Napoli diciamo un pochettino. No, ma sai che cosa, Salvatore, la settimana prossima abbiamo un appuntamento con Gavillucci e Paolo Trapani, ci divertiremo sull'Uomo Nero, il libro che ha scritto l'arbitro. Sì. Quello l'ho visto, purtroppo non l'ho letto, ma ho letto qualche recensione, mi sembra molto interessante. No, tornando al discorso del campionato, è un po' strana sta cosa, sinceramente. Non vedo grandi possibilità di arrivare fino alla fine, quindi magari sarebbe il caso di portare avanti la questione dei playoff, però la farei a 8 squadre. Quella lì a 4 non mi sembra un'ipotesi percorribile. Con il Napoli che torna clamorosamente in lotta a scudetto. Ma sarebbe un piacere, sinceramente, anche perché io il Napoli lo vedo bene. Assolutamente. Infatti. Sì. Salvatore, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ma con una promessa. Nelle prossime settimane ci risentiremo, approfondiremo il discorso Sudafrica chiama Italia, il tuo libro, e poi parleremo di un progetto che possiamo condividere con Radio Amore, artistico, sociale, e sicuramente tu ci dirai quali sono gli argomenti che potrebbero essere molto interessanti per lanciare una mano tesa al Sudafrica. Va bene?
Vi ringrazio, saluto tutti e ancora complimenti alla, a chi programma la musica. Perché... Peppe Morito Libischi e Donato Martucci, questa sera sono stato escluso. Grazie Salvatore, un abbraccio a te, un abbraccione. A grazie, presto. Paolo, un flash velocissimo. C'è una cosa importante che non avete detto, che cioè? È un messaggio subliminale della canzone. L'anno era l'83. Sì, esatto. E oggi cade... Ah, Hamburgo-Juventus? No! Oggi cade l'anniversario, sono 37 anni, questo giovanotto ha 37 anni, 25... Abbiamo perso Paolo Trapani? Pronto? Eccoti, dicevi, ecco. Paolo. No, dicevo, il ragazzino c'ha 37 anni, perché siamo 25 maggio dell'83, quindi sono 37 ma anni. Il ragazzino è quel gol, è quell'asteroide che cade all'incrocio dei pali? Esatto. Quindi la canzone che era di quell'anno era un messaggio. Ah, è un chiaro omaggio a Hamburgo. Ma certo, l'ho fatto apposta, perché sapevo che c'era Paolo Trapani. Possiamo scoprire le carte di Donato. Paolo, certo. quanti tentativi servono secondo te per fare un gol uguale a quello che ha fatto Magat contro la Juve? Infiniti, anche perché lui cambia passo, accelera, quindi tutti si aspettano che faccia altro tranne che tirare, invece tira e segna. Adesso non ricordo il calciatore della Juventus che salta come un pupazzetto prima del tiro. Tardelli. Sembra il giochino di De Luca con le mascherine, non so se l'avete visto. Esatto, di Super Mario. I tamponi. Paolo Trapani, ti ringraziamo per essere stato con noi. Un abbraccio, a presto, alla prossima. Lunedì prossimo abbiamo Paolo, lunedì prossimo abbiamo un appuntamento, ricordi? Sì. Con Gavillucci. Assolutamente. Mi raccomando di curare questo scoop. Sono addentro al suo libro, lo sto leggendo ed è veramente interessante. Staglia le calcagna come un gargano contro un marcatore a uomo. Grazie Paolo Trapani. Buonasera a te.